lavoratori che hanno accettato di intervenire, gli studenti che vedo non in grande numero, ma so che c'è lo sciopero e insomma ognuno ha i suoi impegni, ma ringrazio molto quelli che ci sono, anche perché è un'iniziativa che era stata pensata proprio per gli studenti e naturalmente con te. Voglio dire due parole sul fatto che sia il Dipartimento di Filosofia, quindi filosofi, ad aver organizzato questo evento sull'immigrazione, che diciamo, può essere affrontato da un punto di vista filosofico, però certo non rientra nel novero dei tradizionali concetti filosofici. Voi sapete che la filosofia etimologicamente è amore per la conoscenza. Io credo che la conoscenza, ce l'hanno insegnato i più grandi filosofi, la conoscenza sia essenzialmente l'unica arma che abbiamo per resistere alla prepotenza e alla schiavitù, diciamo così. Anzitutto alla schiavitù delle opinioni, delle banalità, dei pensieri banali, quelli che Nietzsche definiva le canzoni da organetto. E i discorsi relativi alle migrazioni purtroppo spesso hanno questa caratteristica, no? Di essere banalità che vengono ripetute in molte occasioni. Allora, abbiamo pensato questa giornata essenzialmente come un servizio di educazione civica, diciamo così, perché di queste cose non si parla molto, soprattutto non se ne parla molto in un contesto che non sia meramente opinionista. E anche con un invito al sapere, i tre relatori ci proporranno il loro sapere intorno a questa questione. Vi ricordo, proprio per manifestare il nostro orgoglio filosofico, che era Kant a dire sapere aude, cosa sapere, e che per i filosofi è sempre stato vero che è necessario essere non sonnambuli, ma come dice qualcuno, vigilambuli, ecco, l'invito diciamo è questo. Allora, vi presento molto brevemente i tre relatori che interverranno, non in ordine alfabetico, come forse sarebbe stato più corretto, ma diciamo in un ordine di successione delle tematiche che affronteranno. Il professor Telmo Pievani ci racconterà delle origini della nostra antichità, è filosofo della teologia, adesso brevemente racconterò di cosa si è occupato. Il professor Luca Ciabarri ci parlerà dello stato, delle migrazioni, dei rifugiati nel tempo attuale, chiuderà la professoressa Cristina Cattaneo, che si occupa, diciamo, del passato dei morti, di chi è morto da poco, degli immigranti senza identità. Anzitutto porterà i saluti del nostro dipartimento e dirà qualche parola, perché lui stesso è antropologo che si è occupato di migrazioni, soprattutto in Africa, il professor Stefano Pagliotti. Allora, una parola su il professor Telmo Pievani, a cui do subito la parola. Telmo Pievani è ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, dove ha ricevuto, dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Dal 2016 è delegato del Rettore per la comunicazione istituzionale e dal 2017 è presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica. È un filosofo della biologia che ha operato moltissimo sia in campo scientifico che in campo divulgativo, occupandosi di teoria dell'evoluzione, di darwinismo, ha numerosissime pubblicazioni di cui voglio solo ricordare le seguenti. La teoria dell'evoluzione per il mulino, tre edizioni diverse, Creazioni senza Dio, In difesa di Darwin, La vita inaspettata, Homo sapiens, il cammino dell'umanità, evoluti e abbandonati, sul nostro tema libertà di migrare, coautore del testo, e ha in uscita per Cortina Imperfezione, una storia naturale.
voglio ricordare ancora che con Niall Selfridge è stato direttore scientifico di un progetto intitolato Ecosfera e futuro del pianeta, che collabora con molti giornali e anche con quotidiani come Corriere della Sera e con le riviste Le Scienze, Micromega e l'Indice dei Libri. Chiedo subito. Grazie, grazie, metto i piedi così vedo meglio là in fondo. E io vi ringrazio molto per questo invito perché è un'occasione molto preziosa per me per interloquire innanzitutto con i miei colleghi e poi perché credo che il punto di vista che vi porterò io adesso possa arricchirsi tantissimo poi con i contributi successivi che riguarderanno, come vedrete, più il presente. Mentre a me è stato chiesto di, come mi capita spesso, fare una sorta di prima introduzione in ordine cronologico, anzi in ordine genealogico in questo caso, e cioè parlare delle migrazioni da un punto di vista, evoluzionistico. Rispetto alle canzoni da organetto, sono state citate adesso, temo che io stia per dirvi delle cose abbastanza sgradevoli. Almeno sgradevoli dal punto di vista dell'umore dominante in questo momento, almeno nel nostro paese, visto che le parole d'ordine per affrontare il tema migratorio sono invasione, emergenza, come se dovessimo essere stupiti di quello che sta succedendo. Io vi faccio vedere che cosa ne pensiamo noi che studiamo questi fenomeni, ovviamente non da antropologi che si occupano delle migrazioni recenti, anche se verso la fine del mio intervento proverò a fare un parallelismo tra le migrazioni antiche, quelle evoluzionistiche, e quelle invece più recenti. Noi a Padova lavoriamo su modelli, quindi sostanzialmente io lavoro in un dipartimento di biologia in cui il mio compito è quello di provare a costruire dei modelli, delle ipotesi, facendo convergere dati di solito molto eterogenei tra di loro, dati molecolari, che oggi sono molto importanti, dati archeologici, paleontologici e soprattutto altri dati che stanno diventando molto importanti, quelli di tipo geografico e fisico. Quindi quello che vi fa vedere è un po' lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte di che cosa? Di un campo di studi che, lo dico subito preliminarmente, è cambiato radicalmente negli ultimi 10 anni, anzi, per la verità, negli ultimi 5-6 anni. E questa è un'esperienza anche come filosofo della scienza molto curiosa e interessante. Io quando sono arrivato a Padova mi hanno dato un corso di evoluzione umana. Ho insegnato per qualche anno evoluzione umana, nel manuale che io usavo a lezione c'erano degli interi paragrafi che dicevano cose che sono state completamente smentite. Andrea Parravicini ne è testimone, se abbiamo lavorato insieme anche su questo. E succede nella scienza, no? La scienza è un processo di autorevisione costante dei propri modelli, dei propri convincimenti, quindi l'evoluzione umana è cambiata tantissimo. E allora vi faccio vedere perché dentro questo cambiamento paradigmatico il tema delle migrazioni è diventato così centrale per noi e devo dire è stato sottovalutato per tanto tempo, fino a qualche anno fa. Questa che vedete qui è un'immagine ormai che sta diventando per noi familiare, grande cespuglio dell'evoluzione umana, no? Quindi noi lo sappiamo già da diverso tempo, l'evoluzione umana non è stata una marcia di progresso con una sola specie per volta, è stata una storia molto più complicata. Genuinamente darwiniano, visto che Darwin ha sempre scritto che l'evoluzione si rappresenta con degli alberi o con dei cespugli, cioè con dei processi ramificati, dove ciascun ramo è una specie, cioè un'avventura unica a modo suo, un'esplorazione delle possibilità evolutive. In fondo a questo cespuglio c'è l'antenato comune tra noi e gli scimpanzé, che non abbiamo mai scoperto, non abbiamo mai trovato, ma sappiamo che è vissuto in Africa intorno a 6 milioni di anni fa, e poi vedete che la storia scorre attraverso una molteplicità di specie, di generi che nascono, si estinguono, muoiono, lasciano discendenti, si ramificano di nuovo, finché vedete là in alto a destra un piccolo, piccolissimo, fragile ramoscello nato pochissimo tempo fa, 200 millenni fa, che a noi sembrano tanti calcolando sulle generazioni umane, ma in realtà sono pochissimi. Sono circa 8.000 generazioni umane, quindi ciascuno di voi immagini il proprio nonno, il nonno del nonno, basta andare indietro 4.000 nonni e siete già all'inizio dell'evoluzione umana, noi siamo una specie giovanissima, e infatti lo vedete che siamo l'ultimissimo ramoscello là in alto dentro tutta questa storia. Però la cosa interessante che vedete già in questo cespuglio è che ci sono stati tanti modi di essere umani, e questa è la prima grande novità.
sulla quale abbiamo, diciamo, ci abbiamo riflettuto a lungo. L'essere umano nel senso di Homo sapiens, noi oggi sappiamo, è soltanto uno tra i tanti possibili, ce ne sono stati tanti. Questo lo sappiamo da qualche anno, ma quello che sta venendo fuori in questi mesi, devo dire, è al di là di qualsiasi aspettativa, perché ormai siamo quasi sicuri che fino a 50.000 anni fa, che è ancora più vicino a noi, 50.000 anni fa, su questo pianeta giravano, in varie parti del mondo, almeno 5 specie umane diverse. 5 specie umane, fino all'altro ieri, praticamente, fino a poche decine di migliaia di anni fa. Specie umane che sono arrivate quasi alle soglie della storia con l'S maiuscola, quella che studiamo tutti a scuola. E quindi una grande storia di pluralità, di molteplicità. È una storia di diversità dentro la quale ci sono altri dogmi, diciamo, che sono caduti recentemente. Qua vedete lo stesso cespuglio, dove vi ho tracciato una linea nera. Al di sotto di quella linea nera il cervello umano non è cresciuto nemmeno di un grammo, è rimasto totalmente stabile per 2/3 della storia umana, e al di sopra invece di quella linea il cervello ha cominciato a crescere, però non nel modo con cui lo abbiamo raccontato sempre. Non c'è stata nessuna tendenza progressiva all'aumento del cervello, tant'è vero che ormai abbiamo trovato non due, ma da qualche settimana posso dire 3 specie umane che sono vissute fino a tempi molto recenti con un cervello molto piccolo, piccolo, grande 1/3 del nostro, mezzo litro, 600 cm cubici come range. Quindi questo è soltanto un esempio, no, di come sia accaduto un altro convincimento molto radicato nella nostra disciplina, nell'evoluzione umana, e cioè che ci siano nell'evoluzione umana dei trend, le tecnologie, il linguaggio, la crescita del cervello. No, in realtà dentro questo cespuglio si vede un'evoluzione molto più complicata, che noi chiamiamo evoluzione a mosaico, in cui queste novità evolutive sono comparse in ordine sparpagliato, in modo molto più disordinato e non lineare. Alcune di quelle specie umane che sono sopravvissute fino a poche migliaia di anni fa avevano una storia antichissima, erano dei relitti, cioè delle specie molto molto antiche che sono sopravvissute per tantissimo tempo per conto loro, come dei soldati giapponesi che rimangono bloccati sull'isola e non si accorgono che è finita la guerra. Sono rimasti lì per tantissimo tempo e sono arrivati fino quasi al giorno d'oggi. E allora, perché le migrazioni sono così importanti? Per una ragione semplice, perché facciamo un esempio di una domanda scientifica precisa. Voi vedete qua, vi ho cerchiato, vi ho isolato là in alto le specie umane più recenti. Quindi, quando Homo sapiens nasce in Africa, 200.000 anni fa, rimane in Africa per un po' di tempo, fino a 120-130.000 anni fa, e poi in quel periodo comincia a uscire dall'Africa. Vi farò vedere tra poco che è un lentissimo uscire dall'Africa, non è certo la prima. Ma quando Homo sapiens esce dall'Africa, fuori dall'Africa, e solo fuori dall'Africa per quanto ne sappiamo ancora, trova una molteplicità di forme umane. Trova il Neandertal in Medio Oriente, in Europa, in Asia, trova l'Homo in Denisova in Asia centrale, poi trova altre 2 o 3 specie in Estremo Oriente. Da dove venivano queste altre specie? Cioè, i soldoni, perché ci sono così tanti umani in giro fino a epoche così recenti? Da dove vengono? Tenete conto che questa è una novità, nel senso che fino a qualche anno fa eravamo convinti che Homo sapiens avesse abbastanza rapidamente sostituito tutte le altre forme umane. Sapevamo di Neanderthal, sapevamo qualcosa di qualche altre forme asiatiche, ma nessuno era conscio di questa molteplicità di forme umane. E quindi abbiamo dovuto interrogarci sul motivo per cui c'era questa grande diversità di forme umane fino a tempi recenti. E la risposta, vengo subito a dunque, è una sola, ed è l'immigrazione. Perché l'immigrazione è la risposta? Perché la scoperta, diciamo, che oggi è un po' al centro del nostro lavoro, è che il processo migratorio è stato molto antico, molto più antico di quanto non si pensi. Almeno comincia 2 milioni di anni fa, nel senso che 2 milioni di anni fa, ma probabilmente anche prima, però su questo non abbiamo ancora dati sicuri, però diamo questo come sicuro, 2 milioni di anni fa, le popolazioni, le piccole tribù, i cacciatori raccoglitori del genere Homo cominciano a spostarsi. E non la smetteranno mai più. Spostarsi naturalmente in modo diverso da come immaginiamo oggi le migrazioni. Non è una migrazione questa di 2 milioni di anni fa intenzionale, non sono gruppi umani che decidono di partire, ma sono gruppi umani che per esempio spostano il loro accampamento inconsapevolmente ogni generazione di 2 o 3 chilometri, ma anche solo di 1 chilometro. Ed è ovvio che in 100-150.000 anni, se voi continuate ad allargare il vostro territorio di occupazione, il risultato finale, visto
l'occhio del paleontologo è un'espansione territoriale gigantesca, come quella che fanno appunto i primi rappresentanti del genere Homo, che partono dal Corno d'Africa, perché poi un altro punto molto curioso, non chiedetemelo perché di questo punto che non sappiamo qual è la risposta a questa domanda, è che tutti questi processi migratori partono tutti dal Corno d'Africa. Partono tutti da una zona abbastanza precisa, cioè la zona che oggi va dall'Eritrea all'Etiopia, scendendo giù fino al Kenya, alla Tanzania, Corno d'Africa e poi la parte orientale dell'Africa. Da lì partono, perché siamo abbastanza sicuri di questo, perché il dato archeologico, quello paleontologico e dopo un po' quello molecolare coincidono quasi perfettamente. Partono tutti da lì. Ed è un fenomeno ricorrente, cioè non è successo una volta solo, è successo tante volte in modo ripetuto. Il risultato qual è? Cosa c'entra questo con la diversità del cespuglio? C'entra perché in un'espansione territoriale come questa, il risultato è che tu parti da una popolazione, quindi da una specie, e ti ritrovi dopo un po' con popolazioni che sono estremamente frammentate sul piano geografico. Ne trovi in Cina, a Giava, nella penisola iberica, in Sudafrica, un'estensione vastissima. E ne sappiamo dell'evoluzione che questo genera, speciazione, cioè produce un fenomeno che si chiama speciazione geografica, le popolazioni si frammentano, accumulano mutazioni divergenti e non c'è più flusso genico, cioè è del tutto improbabile che chi va a risiedere in Sudafrica, in questa storia, possa mai più scambiare copie geni con chi sta nella penisola iberica o in Cina. E quindi hai la produzione di più specie. Risultato, da un'espansione di questo tipo, tu parti da una specie, in questo caso specifico, e arriviamo con 4 dopo circa 200-300 mila anni. Ecco come nel cespuglio di prima si parte da un ramo e si arriva a 4 rami. Quello che non riuscivamo a vedere sostanzialmente è che noi guardavamo l'evoluzione, come diceva sempre Luigi Luca Cavalli Sforza, ci siamo concentrati dopo sul tempo, sulla dimensione genealogica, e abbiamo dimenticato l'altro lato dell'evoluzione, che è lo spazio geografico, lo spostamento fisico delle popolazioni, quindi la dimensione orizzontale dell'evoluzione. Mettendoli insieme abbiamo finalmente capito perché il nostro cespuglio evolutivo è così ricco di forme, perché siamo dei primati mobili. Guardate che nessun ominide, scimpanzé, gorilla, orangi, gibboni, eccetera, ha mai fatto qualcosa del genere. Quindi questo è un comportamento tipico del nostro genere. E per 2/3 della nostra storia evolutiva non è mai successo. Australopitecine, sono tutti rimasti in Africa. Questo è tipico del genere Homo, del nostro modo di relazionarci con l'ambiente. E allora che cosa succede? Appunto, speciazione geografica, questo è un esempio, da questa primissima Out of Africa succede che questi umani arrivano fino alle formaggini dell'Eurasia, scendono lungo Sumatra, Giava, lì a un certo punto incontrano la linea di Wallace, quindi incontrano il mare, ma riescono a superarlo, si infilano nelle isole successive, rimangono bloccati su queste isole per tantissimo tempo, e il risultato è per esempio che su un'isola, una piccola isola indonesiana come Flores, troviamo i figli dei migranti di prima generazione, Homo floresiensis, che si rimpiccioliscono in virtù di un processo evolutivo molto curioso che si chiama nanismo insulare, e il risultato è che questi umani però sopravvivono fino a 50.000 anni fa. Su quell'isola Flores, ancora 50.000 anni fa, c'erano degli strani umani discendenti da un'antichissima migrazione, molto lontanamente i cugini nostri, che sono rimasti bloccati. E hanno avuto, qui vedete appunto l'arrivo di queste popolazioni che poi rimangono bloccate sulle isole. E questa cosa inaspettatamente, da 2 anni in questa parte, sappiamo che è successa più volte. È successa a Flores, è successa a Sulawesi ed è successa nelle Filippine. Cioè questi si spostavano, poi rimanevano bloccati sulle isole, si speciavano da origine a specie diverse e poi rimanevano bloccati su queste isole. Questo appunto è l'Homo luzonensis, che è stato pubblicato su Nature alla fine di aprile, pochissime settimane fa, neanche un mese fa, sta facendo molto discutere perché è un battesimo di specie forse un po' frettoloso, visto che conosciamo una manciata di fossili, conosciamo un femore giovanile, qualche dente e poco altro. Per chi si occupa di antropologia forense forse è sufficiente, ma per chi si occupa di paleoantropologia è un po' troppo presto per dargli addirittura un nome di specie, però ci sono buone ragioni per pensare che fosse una specie distinta e che fosse anche piccolo come l'Homo di Flores, quindi una nuova specie si è aggiunta al cespuglio, bisogna di nuovo aggiornare tutti i manuali, ma succederà ancora, perché ci sono almeno altre 2 specie che sono nei cassetti, noi, i nostri colleghi ce lo stanno dicendo, che stanno per uscire, quindi si sta per arricchire ulteriormente il nostro cespuglio. Ma vado veloce, per voglio arrivare in tempi più recenti e passare la parola.
Questo processo migratorio si è ripetuto, vi ho detto, la prima 2 milioni di anni fa, la seconda grande espansione fuori dall'Africa viene 800.000 anni fa, è passato tanto tempo, è passato più di 2 milioni di anni, una nuova specie umana, l'Homo heidelbergensis, nato in Africa, cervello decisamente cresciuto, supera il litro, esce di nuovo fuori dall'Africa e vedete che compie di nuovo l'impresa, perché sostanzialmente va a ripetere, a ripercorrere i sentieri della prima grande migrazione. La migrazione è un termine che uso in modo colloquiale, il termine corretto sarebbe espansione di areale, okay? Però tanto per intenderci facilmente questo. E chi esce la seconda volta trova, uscendo fuori dall'Africa, i discendenti di quelli che erano usciti la volta prima. E quindi il gioco si complica, perché a questo punto che cosa succede? Che in varie parti del mondo tu trovi delle specie umane che erano lì da più tempo, figli della prima migrazione, che convivono e si vedono arrivare degli altri umani, figli della seconda migrazione. E poi questa cosa succederà ancora una volta. Questo per esempio non l'avevamo capito assolutamente, questa idea di una stratificazione migratoria, no? Perché il record paleontologico umano in molte zone del mondo era veramente difficile da capire, era molto disordinato e vedevamo forme diverse da loro, perché non avevamo capito che nella stessa epoca potevano convivere genti provenienti dall'Africa molto tempo prima e genti provenienti da migrazioni successive. Adesso abbiamo capito, è l'idea di una stratificazione migratoria. Questi sono arrivati lì e quindi non sono figli di quelli che erano già lì, sono arrivati dopo di nuovo dall'Africa. Ed è una cosa molto strana perché, ripeto, nessuno mi dà un comportamento così mobile, così fortemente incentrato sullo spostamento fisico. Da questa seconda migrazione di nuovo avete la nascita di nuove specie, il Neanderthal è il figlio europeo di questa seconda espansione, cioè sono quelli arrivati qui la seconda volta, 700.000 anni fa, sono arrivati in Europa sono rimasti stanziali e hanno dato origine a una nuova specie, che è il Neanderthal. Lui sì, autoctono europeo, nel senso che era figlio di migranti africani anche lui, però si è speciato qui, cioè è nato come specie qui in Europa e poi si è spostato in Medio Oriente, in Eurasia, andando a occupare un territorio molto vasto. Una piccola nota, sul piano archeologico ormai sappiamo che Neanderthal esibiva tutto il complesso di comportamenti che noi associamo di solito all'intelligenza simbolica, quindi ormai siamo sicuri che anche l'intelligenza simbolica, che nei manuali era sempre stata attribuita solo a Homo sapiens, cioè sempre stato scritto così, non è vero, nel senso che l'uomo di Neanderthal aveva un comportamento che lo portava in alcuni casi non sistematicamente alla sepoltura non rituale ma comunque stereotipata, cioè con dei pattern comportamentali ripetuti dei defunti, si abbelliva il corpo, quindi in un senso estetico, con una complessità di rituali sociali sicuramente molto, molto elaborata. E questa è l'ultima scoperta dell'anno scorso, che sicuramente avrete sentito parlare, abbiamo trovato con ogni probabilità anche arte rupestre neandertaliana, che è una big news, ovviamente una grande novità, perché un'altra cosa su cui eravamo convinti è che invece l'espressione artistica e il fare delle incisioni delle pitture rupestri fosse tipico solo della nostra mente, e invece no, anche Neanderthal lo sapeva fare, lo fa molto meno di noi, lo fa sporadicamente, occasionalmente, però era capace di farlo. Quindi anche quella che è sempre stata chiamata la transizione paleolitica, la rivoluzione paleolitica, noi oggi sappiamo che non è avvenuta una volta sola, ma probabilmente è avvenuta in più specie diverse, sicuramente in due, forse in tre specie diverse. Ovviamente con nuove evidenze scientifiche nascono anche nuove domande di ricerca, che prima non c'erano. Una molto interessante, di cui ci occupiamo molto anche a Padova, è: ma se fino a 50.000 anni fa su questo pianeta c'erano così tanti umani, che fine hanno fatto? Perché non ci sono più, visto che non ci sono più, si sono estinte tutte le altre forme umane e si sono estinte tra l'altro in un periodo molto preciso, tra 50 e 40.000 anni fa, sono sparite tutte, prima di 50.000 ci sono ancora quasi tutte, dopo 40.000 non ce n'è più nessuna, quindi deve essere successo qualcosa, no? Lì deve essere accaduto qualche evento che ha fatto sì che cosa? Che la nostra presenza diventasse incompatibile con la loro, noi pensiamo che ci sia stata una competizione demografica. E quindi, essendo una competizione demografica, significa che ancora una volta le migrazioni sono il driver fondamentale. Perché che cosa succede? A partire da 120.000 anni fa, Homo sapiens, buon ultimo, esce anche lui dall'Africa. E avete la terza grande autotrafica.
E a questo punto il gioco diventa chiaro quando Sapiens esce, trova in giro per il mondo i discendenti della prima e della seconda autotrattica. Ecco che siamo riusciti a rispondere alla domanda di partenza, cioè come mai c'erano in giro così tanti umani? C'erano in giro così tanti umani perché gli altri erano quelli che si erano stabilizzati fuori dall'Africa nelle migrazioni precedenti. E quindi quando Sapiens esce, trova un mondo popolato da una grande biodiversità umana, con la quale interagisce, sicuramente interagisce in modo anche fisico, nel senso che con almeno due di queste specie umane noi Sapiens ci siamo ibridati. Altra cosa che nel manuale che citavo prima c'era una pagina che io uso, faccio sempre vedere ai miei studenti, dove c'era scritto: due specie umane distinte sono tali perché hanno la barriera di specie, quindi le ibridazioni umane sono impossibili. Questo c'era scritto 4 anni fa. E invece no, perché con la nostra grande sorpresa non è vero, perché probabilmente a causa del fatto che la barriera genetica non si era ancora chiusa e che noi eravamo molto simili geneticamente agli Neanderthal, c'è soltanto uno 0,16% di differenza medie tra i due genomi completi appaiati, e con il divisore poco di più, sostanzialmente la barriera genetica non si era ancora chiusa. Quindi come succede peraltro anche in altri animali, non è una cosa inconcepibile, succede nei felini, succede in molti animali. Quando si è creata la situazione in cui ci siamo incontrati e una mamma Neanderthal e papà Sapiens o viceversa si accoppiavano, davano origine a dei cuccioli ibridi che sorprendentemente non erano sterili, non avevano una fitness bassa, ma sono sopravvissuti, si sono a loro volta accoppiati e hanno dato origine a una discendenza. Quindi una piccola traccia neandertaliana è rimasta dentro la nostra progenie e ce la portiamo dietro ancora noi tutti tranne chi è rimasto in Africa ed è discendente diretto delle popolazioni africane, perché quelli non hanno incontrato Neanderthal uscendo e i Denisova uscendo fuori. La stessa cosa è successa con i Denisovani in Asia, l'ho già fatto vedere, e questo è un lavoro molto bello che è uscito alla fine di agosto dell'anno scorso su Nature, dove si annuncia la scoperta del primo ibrido umano di prima generazione, che si pensava fosse come trovare un alieno in un pagliaio, invece ormai ne stiamo trovando talmente tanti che evidentemente queste ibridazioni erano un po' più frequenti di quanto non si pensasse. Fatto sta che questa era una donna, una giovane donna, morta in questa grotta di Denisova 90.000 anni fa, e facendo delle analisi genetiche si è visto che ha avuto il papà di una specie e la mamma di un'altra specie, Neanderthal e Denisova. Qui non c'entriamo noi, non eravamo ancora arrivati probabilmente lì. Due specie umane si sono ibridate, hanno dato origine a una cucciola ibrida, e l'abbiamo trovata e abbiamo fatto l'analisi genetica diretta con le tecnologie ovviamente del DNA antico. Quindi, altra novità molto importante, questa è una chart che è uscita su Nature, appunto, vedete, l'evoluzione umana resta darwiniana perché è un'evoluzione ad albero, con i rami separati che qui vedete in orizzontale, però vedete che tra un ramo e l'altro ci sono queste linee tratteggiate che sono le ibridazioni, cioè i ponti genetici, le ibridazioni che ci sono state tra le varie popolazioni umane del genere Homo. Quindi restano specie distinte a tutti gli effetti, perché sono misti, ma avevano una potenzialità di ibridazione. Questo è molto bello, è fatta con i colori, è uscita su Science qualche mese fa, vedete i colori delle espansioni che vi ho fatto vedere adesso, quindi le prime uscite fuori dall'Africa, le speciazioni con i colori diversi, e poi vedete che alla fine arriva un azzurro, che siamo noi, esce fuori l'azzurro, cioè Homo sapiens, e vedete che va a sovrapporsi a tutte le altre specie umane. Non prima però di essersi ibridato, nei bambini, con le altre. Poi tutte le altre si estinguono, rimaniamo solo noi, ma ci portiamo dietro una traccia genetica di tutte le altre, di alcune altre specie umane con le quali ci siamo ibridate. E tra l'altro questa ibridazione, dato recente, ha avuto sicuramente degli effetti adattativi anche positivi. Per esempio le popolazioni tibetane di oggi, le popolazioni native del Tibet, tibetane di oggi, sono discendenti da popolazioni di Homo sapiens arrivate lì 70-80 mila anni fa, che si sono ibridati con i Denisovani, questa specie umana asiatica diversa da noi, e i Denisovani hanno passato a queste popolazioni alcuni geni legati a un miglioramento del carico di ossigeno nell'emoglobina, quindi un adattamento per l'alta quota, quindi ha dato loro un adattamento che hanno condiviso quindi con degli altri umani. Quindi l'ipotesi che facciamo noi è che sostanzialmente intorno a partire da 75.000 anni fa dall'Africa sia uscita di nuovo con un fenomeno migratorio questa final wave, questa ondata finale, che ha trascinato via poi tutti gli altri umani. Queste sono altre mappe dove vedete le varie uscite dall'Africa dei Sapiens, quindi noi siamo usciti più volte dall'Africa a varie riprese.
una novità, ma proprio 30 secondi, su questo stiamo lavorando proprio adesso, con ogni probabilità la stessa rivoluzione paleolitica, cioè produrre oggetti con delle segni simbolici, l'arte, le sepolture rituali e così via, il pacchetto comportamentale legato all'intelligenza simbolica, con ogni probabilità è uscito fuori dall'Africa anche lui, cioè ipotesi tecnica, cioè è stato portato fisicamente fuori dall'Africa, quindi è nato in Africa, è stato inventato dalla popolazione africana e poi è stato portato fuori dall'Africa. Quindi vedete che la migrazione diventa addirittura un driver fondamentale dell'evoluzione culturale in questo caso, non soltanto di quella biologica, se è una migrazione addirittura che ha portato fuori dall'Africa i comportamenti simbolici che vedete in questa, le mappe non sono ancora pronte di questo perché ci stiamo lavorando adesso. Allora, chiudo. Come facciamo a essere sicuri di tutto questo? Come vi dicevo prima, dalla convergenza di dati eterogenei, un dato fondamentale che conosciamo da diversi anni è che tra tutti gli ominidi noi siamo la specie umana con la minore variabilità genetica. Io qui ho usato Donald Trump come esempio di essere umano, il che vuol dire che ciascuno di voi è identico geneticamente a Donald Trump, tranne che per il 2 per 1000 al massimo delle basi nucleotidiche del vostro DNA. Ok? Questo cosa vuol dire? Che noi siamo una specie geneticamente molto omogenea, ok? Come si spiega questo? Si spiega soltanto, adesso non posso entrare più nei dettagli, ma col fatto che siamo nati da un piccolo gruppo africano recente. Quindi siamo partiti da un campionamento genetico ridotto. Ecco perché siamo tutti molto simili, si chiama effetto collo di bottiglia. Noi sappiamo che tutto questo è partito da popolazioni africane, non sappiamo quali, però ce n'è una in particolare, un complesso di popolazioni, che sono quelle che abitano nel Kalahari, le popolazioni Khoisan, che hanno la maggiore ricchezza genetica, quindi c'è qualche possibilità che loro non siano ovviamente dei fossili viventi, assolutamente, sono moderni tanto quanto noi, ma loro, la loro storia evolutiva è legata più direttamente in linea retta con le popolazioni da cui è partita la grande espansione fuori dall'Africa. E poi con questi dati genetici noi possiamo fare queste mappe, vedete, con le comparazioni genetiche, con i gradienti che ci permettono di vedere proprio la migrazione mentre è successa. E così alla fine arrivate a mappe come questa dove vedete tutte le espansioni umane anche degli altri continenti di cui io non vi parlo, come l'Australia e le Americhe, dove noi siamo arrivati molto tempo dopo. 65.000 anni fa in Australia, 25.000 anni fa nelle Americhe. Chiudo soltanto con due messaggi. Visto che ormai quando dico questa cosa in Italia in radio e televisione arrivano subito messaggi polemici, vengo sommerso da insulti perché mi dicono che uso la scienza in modo ideologico e subito dico basta con questa storia. E io insisto invece perché il dato ormai è sempre più evidente: se noi siamo una specie molto giovane, geneticamente così omogenea, promiscua e così mobile, non c'è stato né il tempo né il modo perché alle popolazioni umane si applichi la nozione zoologica di razza. Quindi le razze esistono ovviamente in natura e in biologia, in tanti tipi diversi, artificiali, naturali, ma nel caso di Homo sapiens è meglio non usare quella parola, è meglio usare etnie, popoli, popolazioni, perché il concetto di razza è un concetto un po' più forte. Oggi quando dico questa cosa suscito sgomento, ma è una cosa molto semplice, una ragione tecnica, non è che diciamo questa cosa perché non vogliamo essere razzisti, diciamo questa cosa perché se vogliamo usare un concetto scientifico dobbiamo farlo con il giusto rigore e quindi usando le comparazioni correttamente. È ovvio che però, che lo si voglia o no, dire questo va contro altri modi di pensare. Guardate, questo è un Nature che è uscito qualche tempo fa, agghiacciante, all'Università di Budapest, adesso è stata subito chiusa ovviamente, ma c'era uno spin-off in cui alcuni genetisti proponevano per una modica somma di farti un test genetico per dimostrare la tua purezza genetica, cioè per dimostrare che nel tuo arco genealogico non c'era nessuna contaminazione ebraica o rom e sinti. Quindi l'uso della genetica per qualche politico ungherese per far vedere che aveva un pedigree come si deve. Ovviamente questo fa venire i brividi, ma che cosa possiamo dire con anche questo, oltre che qualcosa di agghiacciante, è anche una truffa dal punto di vista scientifico, perché nessuno può veramente dimostrare questa purezza, anche perché questa purezza non esiste. Naturalmente, anzi, sarebbe estremamente svantaggiosa, come sa qualsiasi biologo. Questo non vuol dire che siamo tutti uguali, vuol dire che siamo tutti diversi dal punto di vista genetico e antropologico, ma che questa diversità si misura principalmente a livello individuale, piuttosto che a livello di gruppo, di etnia o di supposta razza di appartenenza.
un esempio ultimissimo che faccio, se voi prendete il colore della pelle come predittore che pensate possa essere soddisfacente per predire il punto di provenienza di una persona, vedete che ci sono moltissime eccezioni, no? E quindi da solo, se usate solo questo, potete fare molta confusione, perché la variabilità umana si distribuisce in modo continuo, questo è l'elemento fondamentale, non ci sono delle barriere discrete. Per cui a me suscita sempre molto stupore il fatto che qualche mese fa, forse lo ricorderete, esce un paper scientifico dove viene fatta l'analisi genetica del famoso uomo di Sedler, Sedler Man, in Inghilterra, che è il più antico reperto umano di Homo sapiens, poi ce ne sono degli altri, dall'Inghilterra, risalente a circa 7000 anni fa, hanno fatto analisi genetica e hanno visto che ha dei marcatori legati agli occhi blu, all'intolleranza alla lattosa, cosa che ci aspettavamo, e il colore della pelle era piuttosto scuretto, non proprio nero, però decisamente olivastro scuro, e quindi notiziona che il primo inglese era di colore, e quindi scandalo. Ora in realtà non c'è nessuno scandalo, perché i geni per lo schiarimento della pelle in Europa sono arrivati molto recentemente, sono arrivati con gli spostamenti delle popolazioni neolitiche, e quindi è del tutto normale che tutti i sapiens che abitavano in Europa prima di quest'epoca avessero colori della pelle diversi e decisamente più scuri. I primi esseri umani come noi, i sapiens, sono arrivati in Europa 45.000 anni fa, avevano la pelle scura sicuramente. Quindi so di essere molto sconveniente nel dirlo, ma tutti noi europei non siamo autoctoni, perché c'è una cosa che ti insegna l'evoluzione, che gratta gratta c'è sempre qualcuno che è più autoctono di te, okay? Basta solo andare indietro abbastanza nel tempo, c'è sempre qualcuno che è più autoctono di te, ma soprattutto noi europei siamo qui da pochissimo e siamo tutti figli di immigrati in Europa di colore, letteralmente. Ora, quando uno dice questa cosa dice sì, vabbè, ma tu stai... No, è letteralmente così, siamo tutti figli, noi europei, immigrati in Europa, cioè fisicamente arrivati in Europa 40.000 anni fa, di colore, ok? L'ho detto una volta tra l'altro anche a Matteo Salvini, ma non so se ha capito bene questa cosa. E con questo vi ringrazio, così spero di aver dato qualche elemento per quell'analisi contemporanea vera. Allora, apre il corso degli antropologi, il professor Stefano Allovio, che non ha bisogno di presentazioni, insegna qui antropologia sociale e culturale. Voglio ricordare solo uno dei suoi ultimi libri, I riti di iniziazione, che introdurrà il discorso che verrà fatto anche dagli altri antropologi. Sì, grazie, Rossella, grazie a te, Giovanni, per una interessante presentazione. Mi convince sempre di più che noi antropologi culturali nei nostri corsi diamo spazio alla paleoantropologia senza schiacciarsi sulla contemporaneità, come spesso facciamo nelle nostre ricerche. Mi sembra davvero sano da tutti i punti di vista, in primo luogo dal punto di vista scientifico, che è quello che più conta. E ne approfitto per portare i saluti del direttore Luca Bianchi, che oggi voleva davvero essere qui ma è dovuto andare a Napoli, quindi non è con noi. E introduco sì gli antropologi. Mi veniva in mente, sentendo il professor Pievani, come anche attorno a queste storie in realtà ci accomunano sia dal punto di vista evolutivo ma anche dal punto di vista scientifico, emotivo, politico, a sapere. In realtà le prospettive sono davvero molto diverse, no? Qui intorno al tavolo, escludete me stesso, adesso me ne devo andare via, ho voluto partecipare in maniera più fattiva, ma devo scappare. Abbiamo davvero punti di vista su questo binomio umanità e migrazioni, estremamente interessante, e proprio la complessità per intanto della scienza attorno a questo binomio che è importante. Il professor Pievani ci ha portato indietro nel tempo, ma poi non del tutto, perché spiega così come si sono questo grappolo di umanità, come si presenta anche oggi. Le sue ultime slide andavano su tematiche molto contemporanee. Il Dipartimento di Filosofia ha una dottoranda in Amazzonia che sta studiando
studiando Laura, sta studiando l'uso sociale della genetica all'interno delle popolazioni da un punto di vista politico-scientifico, cioè come i gruppi di ricerca interagiscono con le comunità locali e quali narrazioni emergono. È evidente che, per fortuna, mi dà da pensare che la paleoantropologia ha uno sviluppo, rivede in continuazione, no? le proprie teorie attraverso le ricerche, se no probabilmente anche queste stratificazioni di ibridi verrebbero usate retoricamente, politicamente in Europa, poi per fortuna le cose cambiano, quindi non riescono a starci dietro probabilmente, non riescono a stare dietro i paleoantropologi. E le prospettive, ecco, perché pensavo alla prospettiva? Perché, come si è visto, l'immagine che noi abbiamo, soprattutto in questi anni, è di un'Africa, permettetemi la parola un po', che spurga umanità dall'inizio, dalle origini, come ci ha fatto, come ha mostrato, e poi di solito questa direzione verso nord. Non è unica, ben inteso, questa direzione verso nord è che la si ritrova poi in ciò che probabilmente Luca e Cristina ci racconteranno. E quindi questo Mediterraneo, no, che a un certo punto vede arrivare dall'Africa la popolazione. La storia che ci racconta Pievani mostra però una complessità maggiore. Non si svolge tutto in Europa, non si svolge tutto nel Mediterraneo, le direzioni non sono univoche verso nord, hanno una direzione sud-nord che nei nostri immaginari ormai adottiamo per pensare all'immigrazione. Io nel mio piccolo non mi sono mai occupato di immigrazione, poi a un certo punto, lavorando in Congo, ho cominciato a seguire i congolesi dall'entroterra, dagli ambienti rurali alla città, quindi migrazioni così come se li ricordano i nostri padri, e poi ho iniziato a seguirli in Sudafrica, quindi la migrazione transnazionale. Ed era curioso questa prospettiva che si opponeva a tanti colleghi che vedevano l'umanità uscire verso il Mediterraneo. In realtà, a partire dal 94, dal 95, dalla liberazione del Sudafrica, oltretutto da regole fortemente razzializzanti, no, dell'umanità, ecco, molti africani raggiungevano questa terra promessa che era il Sudafrica, che dal punto di vista economico in effetti in quegli anni era davvero molto promettente, ma ancora oggi è significativo. Così come Luca Ciabarri, all'inizio è 20 anni che lui si occupa invece di migrazioni e rifugiati, si occupa degli africani che vanno verso, dalla Somalia verso la penisola arabica, è un'altra direzione estremamente importante delle migrazioni contemporanee. Ecco, quindi, oltre a essere a grappolo e non più ad albero, questo aspetto spaziale è davvero importante anche per leggere le migrazioni attuali. Non tutto si svolge qui nel Mediterraneo, ma qui nel Mediterraneo sta avvenendo una storia molto importante e penso che le due successive relazioni ci racconteranno di questo. Due relazioni che vorrei in un certo senso sovrapporre. L'altra settimana, due settimane fa, abbiamo organizzato una lezione in comune perché insegniamo tutte e due antropologia culturale, sia io che Luca Ciabatti, abbiamo organizzato una lezione comune invitando Omizzolo, che è un sociologo coraggioso che sta indagando sulla presenza delle mafie nell'Agro Pontino, in provincia di Latina, dove lui dice ci potrebbero essere 30.000 indiani che lavorano nell'ambito agrario, nell'azienda agraria, della produzione agraria. Questi 30.000 indiani non esistono. Non esistono sotto tanti punti di vista. Salariale, prendono 0,80 centesimi di euro all'ora, non esistono dal punto di vista sociale, non sai bene dove sono, ci sono segni di tortura e quant'altro, sono esseri umani vivi, contemporanei. Ora, riflettiamo poi alla fine, che differenza c'è tra questi 30.000 individui vivi su cui, no, lavora, qui ci racconta come solo, ma Cacciavare ha delle storie altrettanto interessanti e tragiche, e i corpi morti che, no,
professionalmente analizza e intraccia e su cui ci si riflette, no? Anche Cristina Cattano, ovvero morti e vivi, ma qual è il confine tra la vita e la morte a questo punto? È molto più labile di quanto si potrebbe pensare. Ecco, quindi diverse prospettive geografiche, diverse prospettive disciplinari, fanno tre mestieri diversi i nostri ospiti, benché poi il termine antropologia, dico sempre, è talmente un termine talmente presuntuoso, antropologia, che lo usano tutti, ma anche un filosofo, un antropologo, anche un ortopedico, un antropologo, quindi che ci sia qualcuno che lo usa più degli altri semplicemente perché non ci hanno avanzato altri termini. Tra 8 e 900 abbiamo dovuto raccattare i termini che ci sono rimasti, tra cui quelli molto generici come antropologia. Ecco, no, io mi scuso che devo scappare e vi ringrazio davvero a nome del direttore Luca Bianchi di aver accolto il nostro invito, soprattutto per la tema che è ospite, anche se ospite fino a un certo punto. Insomma. Vabbè, a chi passo? Vieni tu a presentare. Allora, anche Luca Ciabarri, intanto ringraziamo anche Luca Ciabarri, direi che non ha bisogno di molte presentazioni perché insegna non nel nostro corso di studio, ma nella facoltà, a beni culturali. Si è occupato, come diceva Stefano Allobio, di migrazioni internazionali, di migrazioni forzate, di richiedenti asilo, di rifugiati. Ha scritto, ha curato anche molti libri, tra cui voglio ricordare I rifugiati in Europa tra crisi internazionali e corridoi d'accesso. È cofondatore e coordinatore del comitato scientifico di Escapes, laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate, di Roma. Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e grazie a Rossella e agli altri organizzatori della giornata per questa opportunità. Io vi costringerò, chiedo scusa per questo, a una ultra repentina compressione spazio-temporale rispetto alla comunicazione di 3 settimane prima, perché parlerò di alcune dinamiche generali, un quadro insomma generale entro cui collocare un certo tipo di migrazione che ha riguardato gli ultimi anni tra l'Africa e l'Italia e tra l'Africa e l'Europa, cioè le migrazioni via mare, le migrazioni regolari via mare. Negli anni insomma che vanno dal 2014 più o meno al 2018, cercando appunto di dare alcune coordinate generali su questo tema. Il dibattito pubblico, come è stato detto, in questi anni sulle migrazioni è stato senz'altro un dibattito disinformato, è stato un dibattito anche molto strumentale perché è stato un bacino di raccolta di umori e di orientamenti politici per la raccolta insomma di forme di consenso, ma è stato anche un dibattito fortemente trasfigurato rispetto alla realtà, perché questa trasfigurazione in fondo è strettamente legata ed è a supporto di un sistema di contenimento di un certo tipo di migrazioni. In particolare è a supporto di un sistema di contenimento degli effetti del fatto che negli ultimi anni il Mediterraneo è stato caratterizzato dalla presenza di 2 guerre molto vicine, la Siria e la Libia. E quindi tutto ciò di cui si è parlato in questi ultimi anni, pur rientrando sotto un cappello generico e quindi inesatto, migrazioni in generale, ha riguardato questo fenomeno in particolare. Questa trasfigurazione da una parte spinge il dibattito pubblico verso varie forme di disumanizzazione, per cui il binomio umanità-migrazioni oggigiorno è fortemente legato a dinamiche di disumanizzazione, cioè di perdita del senso dell'umanità, soprattutto se noi guardiamo le migrazioni dal punto di vista e dall'ottica dello Stato-nazione.
come se lo Stato-Nazione innanzitutto preesistesse agli umani e alle varie forme di umanità che ci sono, e come se poi lo Stato-Nazione desse delle definizioni che sono assolute, quando invece sono estremamente relative, estremamente cangianti, di come possono essere classificate le varie forme di mobilità nel mondo, e di come queste forme di mobilità possono rientrare entro un ombrello, diciamo così, di mobilità regolare, giuridicamente riconosciuta, e altre invece escluse dentro un ombrello di mobilità irregolare. Insomma, siamo dentro una definizione sempre più angusta e ristretta dell'idea di umanità, dentro i confini di singole nazioni o dentro il confine della legalità, per esempio, no? Attraverso il termine della legalità definiamo chi è umano e chi non è. Ecco, questo ci costringe a ogni volta appunto che si interviene su questo tema, chi fa ricerca su questo tema, ci costringe a concentrarci su dei dati di base, in sostanza. Uno o due punti, uno o due elementi che dovrebbero prima di tutto farci uscire da questa generale trasfigurazione, ed è quello che io cercherò di fare ora brevemente, cioè concentrarmi essenzialmente su due punti che ritengo essere abbastanza centrali nello spiegare, nel comprendere ciò che è successo, ciò di cui si è discusso negli ultimi anni, migrazione appunto attraverso il Mediterraneo tra più o meno 2014 e 2018. Il primo punto è questo: noi dobbiamo pensare a queste migrazioni come una forma specifica di migrazione, e dobbiamo pensare quindi al termine migrazione come qualcosa di troppo generico, che deve essere sempre accompagnato con una serie di precisazioni se parliamo di migrazioni contemporanee. Una cosa sulle migrazioni: noi in realtà parliamo e abbiamo parlato appunto in questi ultimi anni di un fenomeno molto specifico, cioè le migrazioni irregolari via mare, che tra l'altro hanno una storia abbastanza lunga ormai in Italia e in Europa, una storia che rimonta in particolare ai primi anni 90. Quindi noi siamo dentro questa storia da lungo tempo, da 30 anni, ma facciamo un'enorme fatica ad accumulare memoria, ad accumulare conoscenza e consapevolezza di questo stesso fenomeno. La prima cosa da notare, adesso qui vi costringerò a un piccolo esercizio, diciamo così, di aritmetica, ma molto, molto breve perché è abbastanza interessante. Se noi guardiamo le migrazioni irregolari via mare e le collochiamo all'interno di un contesto più generale di forme di mobilità, ecco, la nostra percezione di cosa hanno significato e dell'impatto che queste forme di migrazione hanno avuto negli ultimi anni è estremamente differente e diversa. Allora, le migrazioni irregolari via mare innanzitutto stanno appunto accanto a varie forme di mobilità che trovano altre forme di riconoscimento giuridico, prima di tutto le migrazioni regolari per lavoro, quelle per cui viene data il visto, insomma, di ingresso per lavoro. Oppure poi ci sono le migrazioni e quindi i permessi e i visti legati al ricongiungimento familiare, ci sono le forme di mobilità legate allo studio, legate al turismo, naturalmente. Tutta una serie di forme di mobilità che conoscono diverse tipi, diciamo così, di trattamento giuridico. Allora, nella storia delle migrazioni via mare, appunto verso l'Italia, che qui vedete riassunto in un grafico così, un po' brutale, ma poi cercherò di spiegare cosa è interessante in questo grafico. Nella storia di queste migrazioni in Italia, la prima cosa che emerge è che questo genere di migrazioni ha sempre avuto, dal punto di vista numerico, una consistenza estremamente bassa, estremamente insignificante rispetto alla migrazione verso l'Italia in senso generale. Cioè, a parte gli ultimi anni, cioè vedete questo picco, insomma, che sale nel 2014, cioè gli effetti della destabilizzazione del Mediterraneo. In precedenza le migrazioni via mare hanno un significato statistico sulle forme di mobilità verso l'Italia estremamente basso,
estremamente rilevante. Cioè la migrazione è un'altra cosa, sono soprattutto migrazioni o regolari oppure migrazioni che hanno prima in forma regolare, poi le persone perdono il visto e quindi diventano eventualmente regolari, oppure e sono migrazioni di persone che arrivano non via mare, non attraverso i barconi, attraverso questa figura di grande successo, diciamo, nelle nostre cronache, ma che arrivano via aereo in altri modi. Dal punto di vista numerico, la presenza di residenti stranieri in Italia è legata a questo altro tipo di migrazione. Le migrazioni via mare hanno sempre contribuito ben poco. Noi guardiamo la statistica delle persone straniere residenti in Italia, Romania non ha chiaramente una storia di migrazione via mare, l'Albania un po' all'inizio, nei primi anni 90, ma non un po' successivamente, Marocco, Cina, Ucraina, insomma, dove sono i migranti via mare? Non ci stanno, perché per lungo tempo appunto sono stati dal punto di vista numerico un fenomeno abbastanza contenuto. E sono state, qui vedete dei picchi in questo grafico, sono stati dei fenomeni che si sono strettamente legati a momenti di crisi e di destabilizzazione nel Mediterraneo. Questo è nient'altro, sostanza. Ora, se guardiamo le cifre di questi ultimi anni, qui arrivo a questo esercizio aritmetico di cui vi dicevo in maniera molto breve, cioè questi picchi che vedete salire, quest'idea insomma che alcuni hanno narrato come l'invasione, eccetera, eccetera. Però noi dobbiamo collocare questi numeri appunto dentro il contesto più ampio di mobilità che è avvenuto verso l'Italia e verso l'Europa. E cosa scopriamo? Innanzitutto che questi numeri riguardano in realtà gli ingressi, ma non la permanenza sul territorio, perché sappiamo che poi molte persone vanno oltre confine, anche se ultimamente è molto più difficile uscire dall'Italia, ma continuano a uscire dall'Italia in sostanza. Quindi questi sono i numeri degli arrivi, degli ingressi, ma non corrispondono con i numeri delle permanenze. Comunque, se li sommiamo dal 2014 al 2017, via mare probabilmente sono arrivati circa 600.000 persone. Poi guardiamo al numero dei migranti arrivati in forma regolare per lavoro, quindi attraverso il sistema di quote della legge Bossi-Fini, in sostanza. Ecco, questo numero è, non dico zero, ma molto vicino allo zero a partire dal 2009-2010. Quindi, come dire, questa crescita degli arrivi via mare si compensa con questa caduta. Poi ci sono due altri numeri significativi. Uno è che sono aumentati in questi anni i ricongiungimenti familiari, dal 2014 al 2017, probabilmente circa 400.000 persone. E però in questi stessi anni sono anche molto aumentati le acquisizioni di cittadinanza, nell'ordine di 740.000 persone che erano residenti stranieri in Italia che diventano italiani. Risultato finale, in questi anni dell'invasione, se noi guardiamo al numero di residenti stranieri in Italia, vediamo che questo numero non si è pressoché spostato, in sostanza. Sì, certo, c'è qualcuno che dice che le acquisizioni di cittadinanza in realtà poi le persone rimangono straniere, saranno per sempre straniere, sono italiane solo sui documenti, ma questo è un altro discorso, diciamo. Allo stesso modo possiamo dire che in questi anni è aumentato un po' il numero di persone irregolari, ma anche questo non tantissimo, anche questo, se poi magari siete interessati posso approfondire questa cosa, perché recentemente c'è stato questa specie di balletto sui numeri, diciamo, sulla presenza di irregolari in Italia, no? Sopra la campagna elettorale erano 600.000, recentemente è stato detto 90.000, si capisce che non sono finite le persone, cioè è chiaro che insomma il nostro dibattito è estremamente disinformato. In realtà 90.000 conta solamente il numero di persone irregolari prodottesi attraverso le migrazioni via mare tra il 2015 e il 2017, quindi un numero estremamente ridotto. Però il numero di stranieri irregolari, che oggi sono stimati, naturalmente una stima, in Italia oscilla tra i 500.000 e i 600.000, prima del 2014, cioè prima di questa sorta di impennata, era già 300.000,
qualcosa che i demografi hanno sempre descritto come un numero fisiologico rispetto alla forte vivacità delle entrate e delle uscite in Italia. Quindi c'erano già 300.000, c'è stato probabilmente un aumento di 200.000, questo aumento, questo numero ora in crescita può oscillare tra i 200 e i 300.000 per raggiungere un totale di 600.000. Però consideriamo che nel 1990 gli irregolari erano 500.000, non gli stessi, gli adesso sono cambiati. E poi questo numero è sempre oscillato nella storia della migrazione recente verso l'Italia, raggiungendo anche dei picchi all'inizio degli anni 2000 di 800.000 e poi cambiando molto in ragione proprio dei cambiamenti delle forme di riconoscimento giuridico. Quindi insomma il numero che c'è adesso dal punto di vista di una gestione del fenomeno non dovrebbe, diciamo così, suscitare particolari problemi. Quindi se vediamo migrazioni via mare all'interno di questo contesto, cioè del contesto dei sistemi di mobilità più ampi che hanno raggiunto, attraversato il nostro paese, vediamo che effettivamente il quadro cambia, no? In realtà l'elemento specifico e nuovo di questi anni è solamente non una differenza di tipo quantitativo, ma una differenza di tipo qualitativo, perché appunto gli arrivi sono diventati soprattutto gli arrivi irregolari via mare legati alle destabilizzazioni del Mediterraneo. Questi tipi di arrivi si giustificano non per ragioni interne, cioè il richiamo del mercato del lavoro, ma si giustifica per il quadro diplomatico, politico internazionale che ci sta attorno, e questo tipo di arrivi richiedono generalmente delle forme di accoglienza e di integrazione, prima di tutto. Queste forme di accoglienza e integrazione, possiamo anche parlarne, ma sono state gestite producendo un'estrema visibilità nello spazio pubblico, sono state gestite con una idea di accoglienza che è stata anche fortemente sovradeterminata da altre ragioni, la necessità del controllo, per esempio, la necessità del disciplinamento, e dall'altra parte la necessità di prendere tempo, sperando che forse la crisi libica rientrasse dopo gli inizi del 2013 e del 2014. Comunque, questo è un primo punto importante. Questo fenomeno di cui si parla nelle cronache è l'emigrazione irregolare in mare, e hanno questo andamento, non sono migrazioni in generale. L'altro punto che vorrei mettere in evidenza è che questo tipo di migrazioni o questo tipo di mobilità è un fenomeno residuale. Cosa vuol dire che è un fenomeno residuale? È un fenomeno residuale nel senso che raccoglie in sostanza coloro che sono esclusi da quello che è chiamato il regime della mobilità internazionale regolare. Cioè raccoglie insomma coloro che sono al di fuori degli spazi di riconoscimento giuridico, tra l'altro spazi di riconoscimento giuridico che sono anche estremamente cambiati e cambiano ogni anno. Le mobilità regolari naturalmente acquisiscono molta minore visibilità nello spazio pubblico, le mobilità irregolari acquisiscono enorme visibilità, anche se appunto dal punto di vista numerico sono molto più basse. Questo cosa ci dice? Ci dice che appunto dentro un panorama generale, soprattutto nella scena contemporanea, di estrema mobilità delle persone, le forme di questa mobilità sono in realtà estremamente diseguali, e la diseguaglianza è qui una diseguaglianza di tipo giuridico, prima di tutto, cioè è legata al riconoscimento o meno della regolarità di queste migrazioni. È legata alla diseguaglianza nell'accesso al sistema dei visti, ed è legata naturalmente alla diseguaglianza nell'accesso ai passaporti. Sono persone che possono spostarsi, nazionalità, che possono comprare, diciamo così, tutti i visti di tutte le altre nazioni. Ci sono nazioni che non possono comprare questo genere di visti. Quindi si tratta di fenomeni appunto
legati, fortemente legati a definizioni giuridiche, fortemente legati a andamenti differenti di queste definizioni giuridiche, quindi sostanzialmente anche fortemente legati a come gli stati definiscono le mobilità e le varie forme di mobilità. Chi sono questi esclusi? Chi ricade dentro questo regime residuale della mobilità internazionale? Cioè, per dirla insomma in maniera più brusca, chi è che finisce sui barconi? In sostanza due categorie di persone. Coloro che fuggono da conflitti e guerre, perché nel momento in cui un paese si trova in guerra, le ambasciate dei paesi stranieri che si trovano lì chiudono, o perlomeno non danno più visti, e anche le ambasciate dei paesi vicini. Potrebbe sembrare un paradosso, ma ormai è diciamo così, la regola di tutte le crisi internazionali più recenti. Cioè nel 2010 l'Europa ha dato a cittadini siriani più di 20.000 visti Schengen, e dal 2011, quando è iniziata la guerra in Siria, zero visti Schengen. E quindi le persone si spostano sui barconi per questo motivo, non perché non possono, non hanno mezzi economici o non hanno la possibilità di arrivare a un aeroporto o di arrivare a un porto. Si spostano perché non hanno i visti in questo senso. Il panorama delle guerre contemporanee è estremamente variegato, il caso siriano diciamo così è un caso abbastanza classico di guerre, quindi di fenomeni di sfollamento legato alla guerra. Attorno al Mediterraneo, come sapete, ci sono tanti conflitti che durano da molto più tempo e tanti conflitti che ormai rientrano nel novero delle cosiddette guerre dimenticate, diciamo così. Oppure rientrano nel novero di situazioni che vengono chiamate di crisi protratta o che vengono chiamate di no peace, no war situation. Comunque in tutte queste situazioni generalmente i visti non vengono dati e quindi le persone poi si trovano a dover attraversare delle frontiere di terra o di mare in forme diciamo così arrangiate. Quindi questa è la prima categoria di persone che finisce sul barcone. La seconda categoria è essenzialmente appunto coloro che sono esclusi da questo regime dei visti. Il regime dei visti, vi ho detto, è un regime che ha vari andamenti storici. Adesso non ci tengo di fare la storia di questo sistema, soprattutto per quello che riguarda i rapporti tra lo spazio europeo e gli spazi africani o gli stati del Medio Oriente. Però in senso generale dovete tenere presente questo, che a partire dal 1990, cioè con un processo insomma di costituzione della zona di libero movimento, l'area Schengen interna, tutti gli stati europei hanno rivisto il loro sistema di visti nei confronti dei paesi, diciamo così, del terzo mondo. E se prima questo sistema di visti era abbastanza legato a dei rapporti coloniali precedenti, la Francia aveva dei sistemi abbastanza aperti con gli ex stati coloniali francesi, così la Gran Bretagna, eccetera, eccetera, questa revisione del sistema dei visti ha prodotto una restrizione più generale. E quindi nel momento in cui si è costituito uno spazio di libera circolazione all'interno dell'Europa, si è anche costituito un sistema estremamente restrittivo di visti verso altri paesi, per cui determinate forme di mobilità che prima erano regolari sono diventate mobilità irregolari. E poi verso questi sistemi di mobilità irregolare si è anche cominciata una politica appunto di contenimento, come dicevo all'inizio, una politica di controllo molto forte. Citiamo in maniera velocissima solamente due strumenti, uno molto efficaci. Nel corso della fine degli anni 90 gli stati europei hanno responsabilizzato i vettori privati, cioè le compagnie aeree, le compagnie navali, nel controllo e nella verifica dei passaporti al momento dell'imbarco sui loro vettori.
questo per impedire alle persone, per, come dire, per anticipare il controllo della regolarità dei visti prima dell'imbarco e non dopo l'imbarco, perché poi nel momento in cui le persone sono arrivate è più difficile riportarle indietro. Ecco, e questo poi è andato di pari passo con il cosiddetto processo di esternalizzazione della frontiera, cioè il processo attraverso cui i vari stati europei hanno delegato gli stati prima della riva nord del Mediterraneo e poi anche andando più giù, li hanno delegati con una serie di incentivi, diciamo così, economici, della responsabilità di controllare i flussi di transito, i flussi e di partenza da quei territori verso i paesi europei. Questo ha costruito in sostanza un confine esterno europeo che è estremamente rigido ed è estremamente restrittivo, e proprio in questa rigidità e in questa estrema restrittività questo confine è molto poco adatto a reagire a delle situazioni di crisi o a delle situazioni in cui, come dire, i movimenti negli ultimi anni che hanno riguardato l'area mediterranea si sono intensificati. E quindi insomma, questa è un po' la base di tutta una serie di dinamiche che abbiamo visto. Vorrei chiudere dicendo solamente due cose su cosa vuol dire la destabilizzazione nell'area mediterranea. Vi ho detto, vuol dire conflitto in Siria, vuol dire conflitto in Libia. Conflitto in Siria è un conflitto abbastanza classico, una guerra civile interna che genera sfollamenti di persone che prima si distribuiscono nei paesi limitrofi, ma poi questa è una dinamica di tutte le crisi internazionali, pian piano si allargano verso destinazioni a più lungo raggio, diciamo così. Questa è un po' la storia dei movimenti attraverso il Mediterraneo, attraverso la cosiddetta rotta balcanica che è avvenuta tra il 2014, il 2015 e il 2016, no? Finché il processo di esternalizzazione della frontiera verso quei luoghi è tornato ad essere efficiente, diciamo così, caricando la Turchia di bloccare, diciamo, le persone sul territorio turco. Più strana invece è appunto da qui tutte le varie polemiche o i vari profili e le interpretazioni più bizzarre che si hanno avute, che si sono avute negli ultimi anni, che continuiamo a vedere sui giornali e in trasmissioni televisive. È più complesso appunto il caso libico, perché il caso libico è il caso sì di una guerra civile, ma soprattutto è il caso di una disaggregazione di un mercato del lavoro interno che era composto soprattutto non da libici ma di persone che provenivano dai paesi dell'Africa subsahariana, soprattutto a partire dagli anni 90 e poi in particolare negli anni 2000 Gheddafi, con una politica di porte aperte, diciamo così, verso il sud, ha fatto entrare molte persone per lavorare nell'economia petrolifera della Libia. Durante il conflitto civile libico questo mercato del lavoro si è disaggregato, questo mercato del lavoro attraverso il proliferare di milizie, attraverso la crisi economica che c'era in Libia, attraverso la necessità di riciclarsi del vecchio personale politico in nuovi diciamo così, lavori, tra virgolette, si è trasformato ed è stato regolato in forme sempre più violente, quindi non più attraverso meccanismi economici ma attraverso la minaccia o l'uso effettivo della forza. Questo ha trasformato questo mercato del lavoro in un'economia di guerra, cioè un'economia che si fonda fortemente sull'utilizzo o la minaccia della violenza e della forza. Dentro questa economia di guerra si sono prodotti una serie di mercati neri, diciamo così, o mercati irregolari, tra cui quello della migrazione regolare, anche perché tutto attorno appunto le possibilità di passaggio regolare attraverso il Mediterraneo erano impedite. E questo ha prodotto una sorta di motore interno che poi è finito in una sorta di stallo tra il 2014, 2015 e 2016 di produzione immigrazione irregolare verso appunto l'Italia, verso l'Europa,
tal punto che era questo mercato nero che andava a cercare i migranti, non è che i migranti che andavano in Libia per andare verso l'Italia. Ed è il centro, il centro delle dinamiche, qui chiudo, legate alla Libia e anche oggigiorno legate ai passaggi, trasferimenti di persone via mare dalla Libia verso l'Italia. Ecco, il centro, il motore di questa dinamica è questa, cioè è all'interno della guerra libica, che tra l'altro poi si è rivalsa fortemente sulle persone, sui corpi stessi dei migranti come mezzi attraverso cui estrarre ricchezza in sostanza. Ma il centro della dinamica è questo qui, non è la costa, no? Cioè quello che emerge nelle nostre polemiche, l'idea che ci sono i trafficanti, poi ci sono le navi che arrivano troppo vicino alla costa e quindi generano un effetto di... No, il motore della questione libica è questa trasformazione del mercato del lavoro in economia di guerra. Tutto direi, perché abbiamo un quadro già abbastanza complesso, però se poi volete approfondire volentieri. Allora, posso dare la parola, anzi do la parola con molto piacere alla professoressa Cristina Cattaneo, la presento brevemente perché è di questa facoltà, è professore di medicina legale, patologa forense, impegnata in moltissimi casi di morti sospette e di disastri di massa, è direttrice del LABANOF, laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Istituto di Medicina Legale della nostra università. Le sue attività relative alle persone scomparse, ai cadaveri senza identità dei migranti, l'hanno condotta ad un'impresa storica, cioè all'identificazione dei corpi dei migranti affogati in un barcone al largo della Sicilia, più di 700 corpi. Ora il barcone è stato portato a Venezia per la Biennale, doveva venire a Milano, magari lei ci racconterà come mai non è arrivato. Vi ricordo il suo ultimo libro dedicato proprio a questa vicenda, Naufraghi senza volto, dare un nome alle vittime del Mediterraneo, per Cortina. Un libro precedente era I diritti annegati, i morti senza nome del Mediterraneo. Grazie. Ringrazio anche per l'invito perché a volte è molto interessante, è un onore per noi riuscire a parlare in contesti che non sono soltanto quelli tecnici. Io sono un antropologo fisico e un medico legale, quindi mi occupo prevalentemente di leggere quelli che sono i segni di violenza sul corpo, sia che si tratti di corpi di persone vive, sia che si tratti di corpi di persone morte. Tra queste attività, che spesso sono appunto di questa natura, c'è anche quella di restituire l'identità alle persone, ai cadaveri prevalentemente. Ecco, quello che io racconterò, avete sentito dei meravigliosi interventi di natura anche paleontologica, di natura sociale. Io vi racconterò invece una storia che è proprio quella del tentativo di restituire i diritti o comunque attraverso un progetto anche scientifico a alcuni protagonisti della migrazione, quindi è in realtà un piccolo racconto. Come vi dicevo, io mi occupo di restituire l'identità e credo che l'aggancio con il fenomeno migratorio è proprio questo, cioè questa storia che racconta di come sia importante anche in questo periodo storico e con queste persone dare un'identità ai morti. Volevo fare una parentesi che è la seguente. Noi abbiamo tra l'altro iniziato, noi come persone che ci occupiamo, medici legali, antropologi forensi, di violenza, abbiamo iniziato a lavorare su persone che erano migranti molto prima
da vivi rispetto a quando abbiamo iniziato a lavorare sui morti. Cioè noi già da una decina di anni abbiamo incominciato ad essere interpellati dal Comune di Milano piuttosto che dalle prefetture per fare delle visite che hanno un termine bruttissimo, siamo i certificati di tortura, alcuni piani chiamano certificati di tortura, che non sono assolutamente questo, ma sono delle visite mediche, medico-legali, per leggere un po' sul corpo i segni dei racconti, quindi delle lesioni, dei maltrattamenti subiti da chi richiede asilo, qualche forma di protezione politica, protezione di tutela appunto politica, e ha bisogno di carte, di documenti che attestino con qualunque tipo di elemento di prova il fatto che effettivamente è vero che loro stanno fuggendo da questi maltrattamenti, da queste discriminazioni. Quindi un piccolo tassello di questo puzzle che devono mettere insieme per le commissioni territoriali per richiedere l'asilo. Quindi sono liberi di presentarlo o no, per cui abbiamo avuto primo contatto con l'esigenza delle migrazioni, l'esigenza che può avere questo fenomeno migratorio del nostro tipo di scienza, proprio con i libri, e quindi abbiamo incominciato a conoscere le realtà, a vedere che cosa raccontavano i loro corpi, oltre che le loro parole. E soltanto 4 anni fa siamo stati, abbiamo cominciato a occuparci, quando dico con l'uso plurale, sto parlando dell'Università di Milano, che è l'università che poi ha affiancato un piccolo ufficio di governo che si chiama l'Ufficio di Commissario Straordinario per le Persone Scomparse, che nasce nel 2007 per gli scomparsi e per i cadaveri sconosciuti domestici, ma che poi si allarga ad occuparci anche di migranti senza identità. E quindi è soltanto da 4 anni che si lavora su questo versante. E pertanto vorrei partire proprio da quello che è il concetto di identità. Identità, e adesso poi dopo aver sentito i pochi vasi, avrei un sacco di cose da chiedervi sul concetto di identità, perché spesso le cose così, tra virgolette, vituperate da appunto certe modi di presentare, ovviamente il corretto utilizzo del termine di gruppi popolazionistici eccetera, a volte l'identificazione si fa attraverso quelle cose che ci distinguono l'uno dall'altro, ma che distinguono anche alcuni gruppi dagli altri, quindi si potrebbero aprire tantissime osservazioni e discussioni molto interessanti di tipo scientifico. Ma torniamo al concetto di identità. Il concetto di identità vuol dire identità, il termine identità ha diversi significati per ciascuno di noi. Io faccio un mestiere che mi obbliga a utilizzare la scienza per distinguere una persona dall'altra. L'identità si può ricercare nel DNA, negli affetti, nella storia di ciascuno di noi, e quindi ha tantissime implicazioni. Ma diciamo che in questo corso che vi faccio molto breve, l'identità è quella appunto di restituire il nome e il cognome di una persona, quello che identifica praticamente, socialmente, come padre, come figlio. Il discorso di dare un'identità ai morti, anche se è una cosa che studiamo dal liceo con la storia di Achille, Ettore, Priamo e dei corpi, che è fondamentale seppellire in guerra, fuori dalla guerra, ai quali è fondamentale anche dare un nome, perché seppellire, stranamente poi si perde e spesso non intendiamo realmente qual è l'importanza di dare l'identità a un morto. Sicuramente anche dall'importanza che viene data a questo gesto, dalla Convenzione di Ginevra, dal diritto internazionale umanitario, dal diritto internazionale dei diritti umani, anche dalle nostre leggi domestiche, si capisce che è una roba importante, ma spesso, che va fatta, ma spesso per motivi di rispetto nei confronti del morto, di rispetto nei confronti della cultura, della religione, eccetera. Quindi qualche cosa che non c'entra molto con i vivi. Invece dovrebbe passare il messaggio che restituire l'identità a un morto va fatto proprio per rispettare i diritti dei vivi. Allora, intanto immaginatevi che cosa possa voler dire aspettare tuo figlio che non torna a casa la sera, molto giovani, quindi aspettare un fratello che non torna a casa la sera, poi si fa la denuncia di scomparsa, poi non torna a casa il giorno dopo, neanche la settimana dopo, neanche il mese dopo.
Allora, ci sono delle esperienze, per esempio quando siamo in guerra potrebbe essere più normale, tra virgolette, anche se è altrettanto dolorose, in altre situazioni succede, anche oggi succede in Italia, possiamo immaginare in che limbo.